Ci troviamo ad Agazzano nell'azienda agricola di Massimiliano, ma lasciamo a lui la parola per una piccola presentazione. Buongiorno, sono Olivier Massimiliano e sono titolare dell'azienda omonima, che è una ditta individuale. Produco ortaggi e cereali. L'estensione dell'azienda è 25 ettari circa e le due colture orticole principali sono la zucca e la patata. Utilizzi le assicurazioni agevolate? Sì, dal scorso anno ho deciso di aderire all'opportunità che offre Condifesa e di sfruttare questa occasione. Quali sono le avversità che ti interessano assicurare? Dunque, principalmente, visto anche i cambiamenti climatici, la grandine sicuramente, però anche il vento e l'eccesso idrico che possono causare gravi danni, soprattutto nei trapianti primaverili. Qual è stato il danno più grave che ti hanno risarcito negli ultimi anni? E quest'anno, a luglio, ho subito una gravissima grandinata e fortunatamente le assicurazioni mi hanno riconosciuto appieno i danni con una percentuale di danno dall'80 al 100% a seconda delle colture. Pensando alla tua azienda, quale avversità ha causato più danni e quindi di conseguenza anche più risarcimenti? Sicuramente la grandine, però ritengo opportuno anche prendere in considerazione altre avversità, quale il vento, l'eccesso idrico, ma anche le brinate e i ritorni di gelo, insomma. Consiglieri utili i servizi offerti da Condifesa di Piacenza? Lo consiglieresti a un tuo collega? Certamente sì, anzi l'ho già fatto, in quanto, vabbè, a parte il supporto fornito da tutti i dipendenti, anche il risparmio avuto in fase di stipula del contratto di assicurazione, mi sono stati anche propositivi, ad esempio per l'assicurazione dei mezzi aziendali, e anche in questo caso ho trovato vantaggioso aderire alla formula della loro proposta. Cosa diresti a un tuo collega che sceglie di non assicurare o di assicurare senza contributo? Beh, sicuramente di rifletterci bene, perché visti gli investimenti che si fanno in azienda per qualsiasi cultura e i rischi che ci sono dovuti ai cambiamenti climatici, una piccola spesa aggiuntiva per tutelarsi nel caso di avversità lo trovo fondamentale per un imprenditore, e quindi gli consiglierei di assicurarsi in primis e in secondo luogo di sfruttare questa opportunità per avere un supporto e il risparmio che si può avere.